Sono arrivati anche da lontano, giovedì sera, per la prima volta del cinema all'aperto di San Giovanni in Croce. Perché ho saputo che c'era il film, quindi c'era un bellissimo pomeriggio fresco, c'era anche il vento a favore, quindi sono arrivato in 1 ora e 43 minuti da Complimenti, complimenti, grazie. Grazie. Arriva da Mantova questo ragazzo di origine catalana per assistere alla prima di quattro serate che il comune Casalasco ha deciso di organizzare per rilanciare la socialità anche in tempi in cui le distanze vanno mantenute per sicurezza e per provare a chiudere definitivamente l'emergenza coronavirus. Un accordo tra il comune di San Giovanni in Croce e il cinema del Carbone di Mantova ha portato a realizzare in piazza del comune, con ingresso da piazza Dante Alighieri, serate classiche all'aperto che però solitamente vengono pensate in grandi centri e che in ogni caso a San Giovanni non c'erano ancora state. Singolare, senza dubbio, la scelta del maxischermo, come spiegano Benedetta Zecchini del Cinema del Carbone e Laura Nardi dell'Ufficio Cultura di San Giovanni in Croce. Vi racconto come funziona lo schermo del Cinema del Carbone. Intanto è un gonfiabile, l'abbiamo preso da una ditta pugliese. Simone ha fatto il progetto e ha pensato a quanto ci poteva essere utile, perché questo schermo si gonfia e si sgonfia e si piega e si mette in un furgone molto piccolo. Prima giravamo con delle piantane voluminose, quindi con molte persone che dovevano trasportarle. Adesso è tutto molto più easy, facile. Ci piace questa idea dell'accessibilità della cultura che funziona anche grazie ai mezzi che con il passare degli anni diventano sempre più agili, sempre più smart e sempre più incontro anche alle piccole realtà come può essere la nostra. Un modo per aiutare anche i bar e le attività commerciali del centro. L'accesso infatti era gratuito, 35 le presenze, non male per essere una prima volta, tenendo conto che i posti erano una cinquantina, con la volontà conclamata di favorire le consumazioni nei locali vicini. La Donna Elettrica, film del 2018, ha aperto la rassegna che prosegue venerdì con Una notte con la regina, sabato con la serata bambini con Zog e il topo brigante e si chiude domenica con Il viaggio di Yao. Tutti gli appuntamenti sono alle ore 21:30.